i paesetti situati sulle ultime pendici dell'Etna, a pochi chilometri da Catania, sono sempre stati, sin dall'Ottocento, le villeggiature predilette dei catanesi. C'era un'aria fresca e pulita. Erano circondati da vigneti e i più alti da castagneti. Percorrendo queste strade, ripensavo agli anni della mia infanzia, quando si veniva su in questi paesetti in carrozza. Erano ore e ore di cammino. In certi punti di salita troppo ripida, bisognava scendere perché il cavallo non ce la faceva e talvolta il cocchiere l'aiutava spingendo anche lui le stanghe della carrozza. Però il silenzio e la frescura che circondavano quei paesini dopo quella faticata erano prelibatissimi. Ai lati non si vedevano che rare casupole e qualche vecchio palmento con un asinello attaccato ad un anello di pietra al muro. Il resto era campagna pura. Ricordo certi pomeriggi di non molti anni fa. La macchina percorreva le loro strade pavimentate a grandi lastre di lava, sulle quali gli zoccoli di qualche solitario mulo risuonavano nitidissimi nell'aria calda del meriggio. I paesi erano immersi in un grande languore, in un dolcissimo letargo. Quasi nessuno in giro. Uno spazzino che sonnecchiava accanto alla scopa appoggiata al muro, qualche ragazzino scalzo che costeggiava il marciapiede fischiettando con uno spago in mano. Un gran silenzio. In certe ore si sarebbero detti paesi disabitati. Invece erano pieni di gente in villeggiatura. Qualcuno si incamminava in quelle ore con la giacca del pigiama lungo i viottoli tagliati tra le viti e raggiungeva un boschetto di querce e castagni. Sostava a fumare il sigaro all'ombra di un pistacchio, accanto a una macchia di vecchi fichi d'India, nel silenzio disteso del meriggio, entro cui il ronzio di un calabrone che passava vicino e dileguava riempiva per un attimo l'aria come un rombo d'aeroplano. Per fortuna, questi pensieri erano vaghi e labili. Bastava un non nulla per disperderli.
come la mattina dopo, quando una foglia di noce portata dal vento sul mio davanzale mi riportò con una vertiginosa corsa aerea all'indietro, su uno spiazzo, davanti alla cantina di una casa di mio nonno. Quella casetta si trovava in un piccolo vigneto nei pressi di Tre Castagni. Era in posizione elevata rispetto alla vigna, dallo spiazzo che dolcemente si partiva dalle sue porte aperte nell'aria mite dell'autunno, si poteva dominarla quasi tutta. Mi ritrovai coi gomiti appoggiati al davanzale della mia finestra al castello, pensando che la morte era crudelissima, perché non ci avrebbe mai più fatto sentire quegli odori dell'autunno dell'infanzia.